Dopo Via Bolla a Milano, dopo l'edificio della Camorra a Napoli di Pizzo Falcone, la battaglia contro le occupazioni abusive prende forma non solo nei fatti, questi sono solo alcuni degli ultimi sgomberi che sono stati eseguiti nelle ultime settimane, ma anche in un piano fortemente voluto dal ministro dell'Interno Piantedosi che lavora molto su un asse, Milano-Roma-Napoli. Sentiamo di cosa si tratta. Il palazzo della Camorra di Pizzo Falcone a Napoli 5 giorni fa, a inizio novembre quello di Via Bolla a Milano per colpire la criminalità è linea dura sugli sgomberi. Il piano sicurezza del Viminale passa attraverso la creazione di un forum Roma-Milano-Napoli. Le criticità di queste tre città, spiega il ministro dell'Interno Piantedosi, sono simili tra loro. Periferie, degrado intorno alle stazioni dei treni e delle metropolitane e occupazioni illegali degli edifici. Il fronte istituzionale è e deve essere compatto, afferma il ministro, come nel caso pilota di Pizzo Falcone che ha fatto dire all'assessore alla legalità di Napoli De Jesu. Questa è la strada giusta, questo è il percorso giusto. Piantedosi annuncia poi la riforma della polizia locale, più poteri per valorizzarne ulteriormente il ruolo e per combattere l'illegalità, l'intenzione di coinvolgere in prima persona i sindaci. Ma è necessario sostenerli e per liberarli dalla paura della firma il ministro guarda al nodo dell'abuso d'ufficio, pensando di combattere le infiltrazioni dei clan agendo anche sui dirigenti della pubblica amministrazione. È una guerra, è una guerra. Così parlava Virginia Raggi nel 2020 durante lo sgombero e l'abbattimento delle villette di Casa Monica a Roma. Quanto alla capitale, Piantedosi, che ne è stato prefetto, parla di un programma già tracciato sia di liberazione che di recupero degli immobili. Poi il rafforzamento delle telecamere di videosorveglianza nelle città e la questione migranti. Piena sintonia con il presidente Meloni, assicura il ministro. Stop agli sbarchi irregolari e aiuti a chi ha bisogno.